con il risultato che molti di loro sono pagati senza lavorare, cioè questo è un dato ufficiale, sono pagati ma non lavorano. Per l'articolazione di Caserta, per fare il rapporto, quindi sono 60 comuni a Caserta, ci sono 1180 dipendenti, cioè 800 dipendenti per 3 comuni e 1180 dipendenti per 60 comuni. È una certezza anche che il governo dava 2000 euro al mese, 2000 euro al mese per ogni dipendente del consorzio, questo durante la gestione, durante l'emergenza, più una tantum di 2.400.000 euro sempre per gli stipendi dei dipendenti. Un'altra certezza è che ora nel passaggio dal consorzio pubblico alla società provincializzata tutti i dipendenti sono stati promossi e quindi si è aumentato loro lo stipendio senza peraltro che fosse rispettato alcun iter burocratico lecito. E la cosa triste è che la società provincializzata dovrà accettare questi provvedimenti, cioè gli hanno dato gli aumenti e la società provincializzata non li potrà togliere, molto probabilmente. Solo per fare alcuni esempi di cattiva gestione del consorzio, il commissario prefettizio, il governo praticamente, ci rompa le circostanze. Quando il direttore del consorzio Antonio Scialone consegna le carte al commissario prefettizio dice di avere in cassa nel consorzio attivo di 3,5 milioni di euro, il commissario però ne trova 1,6, cioè meno della metà di quello dichiarato dal direttore del consorzio. Il resto sarebbe andato a finire in pagamenti ad alcune aziende esterne che spesso sono state ingaggiate senza alcuna gara d'appalto, come spesso capitato nelle ditte di vigilanza. Alcune di queste erano state utilizzate per tenere sotto controllo discariche dismesse in cui non c'era alcun bisogno di controllare assolutamente niente. Se anche ce n'era bisogno, si può vedere come venivano assegnati gli incarichi. Per la discarica di Pronto, per esempio, si costituisce una società di vigilanza a marzo 2007, che ad aprile, cioè il mese dopo, riceve immediatamente un lavoro per l'importo di 1 milione di euro. Peraltro subito incassato, cioè prima del lavoro svolto si incassa. Anche su questo c'è una denuncia del commissario prefettizio. Gli stessi dipendenti spesso si mettono d'accordo con un consorzio per avere promozioni, cioè il dipendente si mette d'accordo con il capo per avere le promozioni. Il commissario si dice sicuro di questo perché anche i componenti della direzione del consorzio sono stati interessati a un membro di Santa Maria Capovedere che li sta indagando per corruzione. Per conclusione con il clan di Marcelli, se mi sembra che siano di malato, ma su questo non sono sicuro. In sostanza dice il commissario prefettizio, il problema è che la criminalità organizzata aveva e ha tuttora i suoi interessi nella gestione dei rifiuti e quindi del consorzio. Allora però andiamo alla testa del problema, andiamo a vedere un po' come si forma la dirigenza di questo ente pubblico. Allora viene detto al presidente il sindaco di Villa Viterbo, destituito della carica di sindaco per il commissariamento del suo comune dovuto alle infiltrazioni mafiose. Non si poteva effettuare scelta migliore, no? I poteri passano al vicepresidente e poi ad un altro sindaco che verrà sostituito poco dopo perché il suo comune si distacca dal consorzio. A quel punto viene la nomina di Antonio Scialone, il nostro caro compaesano, che secondo il commissario prefettizio è sia nel merito che nella sostanza illegittima. Queste sono parole che io ho preso con una citazione. L'ex presidente, peraltro, lo ha nominato senza il parere del consiglio di amministrazione. E perché? Perché il consiglio di amministrazione non è mai stato nominato nonostante lo prevedesse lo statuto. Quindi l'ex presidente fa tutto autonomamente, cioè l'iniziativa che ha questa persona lo nomina presidente. Antonio Scialone però non è un dirigente, cioè era solo un funzionario del consorzio. Lo statuto prevedeva che poteva essere scelto solo il dirigente. E di voi di certo nel consorzio non mancava. Lo stesso Antonio Scialone, provato anche lui dalla commissione d'inchiesta, dichiara un episodio davvero, questo è veramente emblematico. Quei due funzionari del consorzio si nominano discendevolmente dirigenti. Cioè io non mi lo male dirigente, ma le nominate dirigente. Cioè questa è una cosa certa. Cioè, tra l'altro, questo episodio è stato detto dallo stesso direttore del consorzio. Cioè, la prima azione del direttore Antonio Scialone è quella di scorporare le funzioni del consorzio,
fare organizzazione personale, fare iniziale, fare del coordinamento e altre. La cosa legittima è che ad ogni dirigente e funzionario delle rispettive aree viene concesso un aumento dello stipendio di 1.500 euro, 1.500 euro, con il relativo pagamento anche degli arretrati, cioè ti do l'arretrato sul lavoro di cui tu sei stato investito da oggi, cioè non dal mese scorso, ti do l'arretrato. Vabbè. Gli aumenti vengono elargiti comunque a tutti i responsabili dei servizi di vigilanza, che vanno a seconda delle mansioni dai 20 ai 50 euro al giorno in più, cioè 20 o 50 euro al giorno. Ogni singolo operario quindi nell'arco di un mese riceve un aumento di stipendio di 400 euro, 400 euro di aumento, giustificati per il lavoro troppo faticoso. Ogni dipendente può anche richiedere integrazione allo stipendio per mansioni defaticanti, tanto che molti di loro arrivano a ricevere 5.000 euro al mese, 5.000 euro al mese, cioè lo spazzino, l'operatore ecologico può ricevere 5.000 euro al mese. Queste richieste ovviamente vengono accettate con una velocità impressionante, quasi che ci fosse, come già detto, un accordo implicito del consorzio. È da dire che i dipendenti non fanno parte dei normali sindacati nazionali come CGL, CISL, UIL o altri di questo tipo, perché questi non acconsentirebbero la manovra poco chiara. Alcuni sindacati locali invece si inseriscono in queste vicende, è proprio qui che si annida l'infiltrazione della criminalità organizzata. Non a caso un segretario di sindacato passa dal secondo al settimo livello retributivo con il relativo aumento dello stipendio in 4 volte, cioè non fa il secondo, il terzo, il quarto. Dal secondo al settimo praticamente, quasi tutti i segretari di sindacato passa dal secondo al settimo livello retributivo con il relativo aumento dello stipendio in 4 volte, cioè non fa il secondo, il terzo, il quarto. Dal secondo al settimo praticamente, quasi minimo al quasi massimo. Il consorzio accetta le richieste del segretario e conferisce immediatamente tutti gli arretrati per pari a circa 12.500 euro. Questo è un metodo attualmente molto in uso all'interno del consorzio, questo dice il commissario di giustizia. A un certo punto la situazione si fa così surreale che non si sa se si deve cancellare l'intero. Sentite questo, il consorzio ha una regola di avvocati esterni di cui si avvale, no? Per le varie cause. Ebbene, uno di questi non è un avvocato. È assurdo, in commissione per l'infezione dice testuale parole, è stato risposto, probabilmente da qualcuno del consorzio, come mai nel punto di avvocato, questa persona non sia nemmeno un avvocato, cioè, mi è stato risposto che l'intenzione è stata quella di aiutare anche chi non è avvocato, che comunque ha diritto di lavorare. E si dice, allora, il membro della commissione ironicamente dispone un incentivo a proseguire gli studi per consentire. Questo davanti a questo che è parlato. Un altro scandalo valese è sul parco Domenzi, con i noleggiati che sono 40-50, costano al consorzio 6-7 milioni di euro all'anno, circa 500.000 euro automezzo ogni mese 500.000 euro. Penso forse sia meglio comprare. D'altra parte, per concludere, le stesse cose che hanno riusciato a sono sintomatiche dello stato di sua deficienza economica del consorzio. Il direttore dell'ente probabilmente era presidente della commissione d'inchiesta. Quindi risponde a varie domande, fa questa considerazione del consorzio, che ha detto appunto esercitare le sue funzioni solo grazie ai soldi dati dal governo. Questo è un dato inequivocabile, dice Antonio Sciarrone. Il consorzio non ha risorse adeguate per il suo corretto funzionamento o mantenimento, praticamente sta chiedendo altri soldi. E il problema fondamentale non è che tutti i comuni non pagano il consorzio, anche pagassero tutti i comuni, il consorzio sarebbe sempre indebitato perché non si coprirebbe i costi di gestione del servizio. Cioè, se anche pagassero, costa comunque di più. Quando il presidente gli fa notare alcune contraddizioni con lo stato di insolvenza da parte del consorzio, cioè che il suo vista personale, che poi riuscì ad una terminata a dicembre 3.511 euro e a gennaio 4.162 euro, 162 euro per mese, e il suo assistente Poverzio avrebbe avuto 4.777 euro come stipendio di dicembre. Sciarrone si difende dicendo le delibere che hanno messo queste domande sono state firmate ai capitani e non da me direttamente. Inoltre, gestire materialmente le cose, sempre secondo Sciarrone, sono i responsabili del piano di casetta del dottor Venuti e del dottor Forlero. Sciarrone si limiterebbe a coordinare le decisioni giapponese. Due responsabili comunque prendono 150
150.000 euro all'anno a testa. Interviene il presidente e dice: una società contraria, che il direttore viene eletto dai sottodirettori delle campagne, cioè lui non decide praticamente. La maggior parte dei lavoratori comunque è formata da ex detenuti, molti dei quali hanno ancora pendenze penali in corso. È chiaro quindi che le pressioni esercitate dalla criminalità organizzata sui loro sindacati hanno una strada schierata, questo lo dice Antonio Scialdone. Però Gerardo D'Ambrosio, ricorda Scialdone, Gerardo D'Ambrosio è uno della commissione parlamentare, lei ha dato risposte contraddittorie, perché da una parte attribuisce questi aumenti alle forti pressioni che sarebbero state ingiustificate e addirittura illecite, e dall'altra parte dichiara di aver compiuto un'opera meritoria, perché 700 che chiedevano di attuare il contratto collettivo di lavoro è riuscita a darne solo 300, cioè in questi ultimi mesi in cui si diceva che stavano senza soldi, ha dato 300 promozioni con i relativi aumenti di stipendio, che sembra ragione abbastanza logico. E qui veniamo al macello della questione. Scialdone incalzato risponde: questo è un dato reale, deve essere posto una grossa attenzione rispetto alla gestione dei rifiuti. Considero un grave errore continuare a gestire i rifiuti in Campania, in particolare in provincia di Caserta, attraverso grosse entità o il consorzio unico o altre società governate da funzionari, e non polverizzare la gestione evitando di dare forza a chi non ce l'ha. Cioè il direttore del consorzio dice che il consorzio deve essere nominato, praticamente dice che sono consorzi, sono controproducenti per una corretta gestione dei rifiuti, perché favoriscono l'infiltrazione della criminalità organizzata, perciò si dovrebbe affidare dalle coppie o ai singoli comuni. Ora, se a dire che il consorzio è inadeguato per gestire il ciclo della raccolta dei rifiuti, la sana chi? Perché il comune ancora non ha fatto niente per uscirne? Voglio dire, lo stesso direttore dice: non appaltati i lavori a me, non siamo in grado di fare il lavoro. Ebbene, allora, ci viene in mente una battuta finale. Se dalla barca che sta affondando non fuggire il capitano o il direttore, visto che dice anche non riesce a gestire la banca, perché dovrebbero affondare solo i cittadini? Cioè il comune perché non fa qualcosa per uscirne da questa cosa?